Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto. Il rispetto della natura parte dalle nuove generazioni. Nella frazione Santo Pietro di Caltagirone, nei locali del Museo Naturalistico, è stata celebrata la Festa dell'Albero 2014. Svariati momenti che hanno accompagnato alla ricorrenza, che sia sul piano educativo sia della socializzazione, ha contribuito ad arricchire la formazione scolastica. Ospiti le scolaresche, dagli alunni delle scuole elementari del plesso Sacro Cuore agli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Caltagirone. L'iniziativa è stata promossa dalla SOAT di Caltagirone in collaborazione con il presidente del Fondo Siciliano per la Natura, Rosario Mascara. Noi abbiamo messo a dimora questa mattinata tutti gli alberi e arbusti della flora mediterranea, facendo prima un'attività di educazione ambientale con i bambini degli elementari e dell'istituto agrario, che sono venuti a trovarci ed hanno collaborato con noi per la messa a dimora di queste piante. All'iniziativa hanno preso parte funzionari e massimi dirigenti del Corpo Forestale di Catania, che con la loro presenza hanno voluto accorciare le distanze fra le istituzioni e le nuove generazioni, ciò al fine di contribuire alla valorizzazione delle risorse ambientali. Valentina Tamburino, dirigente responsabile dei progetti di educazione ambientale dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania. Il nostro compito, la nostra un po' missione essenzialmente è quella di dare ai ragazzini, ai bambini la sensazione del senso di appartenenza al territorio, cioè noi non siamo proprietari di questo bene, non è la pubblica amministrazione ma è il popolo sovrano, e quindi quello che è importante in questo momento di degrado sia economico ma anche conseguentemente anche di valori sociali è quello di trasmettere a questi ragazzi il valore del territorio, dell'equilibrio, dell'ecosistema. Il momento clou della giornata, il più atteso, è stato quello della piantumazione degli alberi. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario hanno collocato alcune essenze di querce messe a disposizione dalla forestale, mentre gli alunni delle scuole elementari un centinaio di siepi di rosmarino all'interno dei locali del Museo Naturalistico. Conclude il massimo dirigente dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania, Antonino Lodico. Siamo presenti in questa giornata nazionale dell'albero in un'area naturalistica molto importante, il Bosco di Santo Pietro. Ovviamente il Corpo Forestale non poteva mancare, sia perché lo impone la legge, la recente legge numero 10 del 2013, che dedica la giornata nazionale dell'albero per mantenere integro l'ecosistema ambientale. Il Bosco di Santo Pietro è un'area molto a valenza naturalistica molto importante.